Siamo con Viola Bergamelli, 14enne imperiese, che abbiamo conosciuto circa 2 anni fa quando siamo andati a intervistarla nella sua palestra costruita col papà in garage. Un'atleta di arrampicata che quando abbiamo conosciuto aveva vinto i campionati italiani e adesso festeggia la convocazione nella giovanile, nella nazionale giovanile italiana. Ecco, innanzitutto ti chiediamo, ma è ovvio, quanto sei contenta? Troppo. Me l'aspettavo perché non ci avevo mai pensato tanto. Poi con questo primo raduno a settembre, ho visto che comunque ero lì, ero tra le più forti. E allora poi ho preso fiducia e poi finalmente è andata la maglia. Ma eravamo a un raduno per una selezione o comunque per vedere anche un po' il livello. E inaspettatamente così ci hanno dato le divise e allora poi ci hanno tutti insieme, poi abbiamo fatto la foto con tutti quelli della nazionale, è stato bellissimo. Cos'è successo in questi 2 anni che non ci siamo visti? Allora, ho iniziato prima a scalare un po' in giro e poi ho conosciuto il mio preparatore atletico che adesso mi fa tutte le schede e in quarantena non ci siamo potuti vedere, però comunque mi ha mandato le schede, ho iniziato ad allenarmi facendo trave, che è una specie di esercizio che si fa a casa. E parkour, anche lì non potevo farlo e lo facevamo via Zoom o in giardino. Poi adesso che sono in nazionale posso comunque muovermi, posso andare in tutte le regioni, quindi riesco a vedermi con anche il mio allenatore e adesso ci alleniamo bene. Quindi comunque il Covid ha influito un po' nei tuoi allenamenti. Cos'è stata la cosa più difficile? Ma più che altro anche continuare a non abbattersi e a continuare sempre tenendo duro, perché cioè, con anche tutte queste notizie in giro non metterò felicità, però è andata bene. Ecco, e successi di questi 2 anni, qualche conquista? Ma allora, prima ho vinto varie tappe del regionale, in campionato italiano giovanile 7ª e lì poi mi hanno preso per la selezione per la nazionale e adesso non me l'aspettavo, ma sono arrivata alla prima tappa 21esima in Coppa Italia e l'altro tipo 2 mesi fa 17esima. E adesso cosa succederà? Adesso c'è il varie Coppe Europa e bisogna vedere se mi convocano, ma spero di sì. Varie Coppe Italia e domani c'ho anche una gara di regionale assoluto a finale. La tua storia è un po' un messaggio di speranza per tutti quelli della tua età che hanno un sogno e magari in questo periodo è difficile crederci, però invece tu sei la dimostrazione del contrario. Sì, io ci ho sempre creduto, quando ho visto che poi comunque era fattibile ci ho messo il doppio dell'impegno. Ti alleni ancora nella palestra del garage? Sì, sempre.